Peccati di gola che rispettano la tradizione. A Modica, dove si sta svolgendo la 7ª edizione di Ciocco Barocco, il cioccolato viene lavorato ancora oggi con i metodi dei Mai e degli Azzechi importati dagli spagnoli a fine del 1600. Nell'antica dolceria Bonaiuto, primo laboratorio di cioccolato in Sicilia, le fasi di lavorazione del cacao vengono rispettate mantenendo riti e gestualità. Franco Ruta spiega il segreto per far diventare lucido il cioccolato pur restando granuloso. La battitura permette al cioccolato di aderire alla formina e quindi avremo poi, se questa operazione viene fatta in un modo corretto e con un ritmo costante, avremo, ripeto, una tavoletta lucida e ben formata. Questa lavorazione a bassa temperatura permette semplicemente alla massa di cacao e allo zucchero, che è cristallino, di amalgamarsi. Ma la caratteristica finale, quando noi ritroviamo i cristalli di zucchero, è proprio perché a 45-50 gradi il burro di cacao si è sciolto, ma i cristalli di zucchero no. Nella fabbrica di cioccolato più antica della Sicilia, il segreto di tanto successo non è solo nella conservazione di fasi e metodi, ma anche nel contatto diretto con le coltivazioni di cacao. Per le vie del Barocco di Modica, poi, il Festival del Cioccolato è un'occasione per scoprire arti e mestieri di un tempo, come quello di Giovanni Baglieri, detto l'ultimo cioccolataro, che a turisti e cittadini mostra la sua abilità a lavorare il prelibato e goloso alimento.